Ah, salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi, in maniera molto tranquilla, voglio iniziare un gameplay su Minecraft. Non so quanto durerà, non so nemmeno come sarà svolto. Voglio fare una bella survival, ci rilassiamo un po', per modo di dire, rilassare, dato che ora è diventato un gioco praticamente super mega difficile a livelli di Dark Souls. Già dalla schermata io non ci sto capendo niente perché non gioco a Minecraft da un bel po' di tempo, cioè dalla 1.12, no, forse qualche versione successiva, però comunque non mi ricordo la presenza di questi blocchi che vedete qua nella title screen, cioè quindi sarà anche per me un po' un'avventura, però direi di iniziare. Creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo in maniera molto banale, lo chiamo Mondo Gameplay Redesign 2, anzi con la D grande, e direi di iniziare. Allora, come avevo già detto, ci sono molti blocchi che io non conosco. Molte ricette nuove, molti animali nuovi che hanno aggiunto perché mi sono letto. Per me sarà anche un po' una sorpresa. Però faremo anche, cioè, ritorniamo un po' a quando Minecraft è uscito, che non sapevi niente, ributtato in questo mondo, no? Che spawn di merda! No, non mi piace questo spawn, direi di cancellare il mondo. Stavolta lo chiamiamo 2.0. Ah, già va meglio. Molto meglio, nonostante non ci sia quasi niente. Non vedo un villaggio, non vedo niente di interessante. Ma per me vedere questo di default è per me è tanto. Cioè, nel senso, là c'erano troppi alberi, c'era troppa confusione. Quindi iniziamo con la solita monotonia di Minecraft, ad annoiarci un pochettino raccogliendo della legna. Allora, io qua faccio alcune premesse. Per me questo gameplay sarà un gameplay molto rilassante. Cioè, non voglio, come dire, esagerare nel. Come dire, non voglio essere un Minecraftiano atavico che sa tutto e che deve per forza fare tutto, avere l'armatura in netherite o non lo so, il cazzo che ti frega. Cioè, a me queste cose non sono mai interessate. Cioè, per quanto riguarda il fine di un gameplay, ovviamente, cioè, non è il mio. Non è il mio obiettivo, quindi quello che accadrà, accadrà. Cercherò di arrivare alla fine di Minecraft. Prima o poi, se non riesco ad arrivare alla fine di Minecraft, ci saranno un bel po' di episodi, la serie finirà. Spero vi possa fare piacere, perché comunque un coglione come me che gioca a Minecraft fa solo ridere, proprio per le ingenuità tecniche che potrà commettere. Poi chiaramente sarà tutto Oh Cristo. Ah, bella sta caverna! C'è solo una piscina di acqua e basta. Cioè, ottimo. Una piscina di acqua comunque me la devo scrivere. Ok, allora io direi anche di creare una bella ascia. Ecco, ovviamente ho creato l'ascia e quei maiali, quei 250 maiali che erano qua, se ne sono scappati. Hanno avvertito. Hanno fiutato della. Ah, eccoli qua, per fortuna. Avevano fiutato un pochettino dell'aria di tensione. Beh, io direi anche di prendere un po' di pesci. Ok, allora io non voglio troppo allontanarmi dallo spawn perché mi permetterò, dato che non è un hardcore, di morire. Cioè, nel caso dovessi essere in difficoltà, posso morire. Cioè, nel senso, se muoio, rispawno e quindi è meglio che io abbia lo spawn vicino. Così da non farmi i chilometri per ritornare al punto in cui sono morto. Tra l'altro, in caso qualcuno me lo dovesse chiedere, ho installato la Optifine, quindi posso premere il tasto per zoomare, che per me è una cosa utilissima, altrimenti non avrei mai visto quelle vacche là sotto. Intanto vediamo che già il mondo è un autopiromane, perché spawna un albero accanto a una cascata di lava. Che cazzo è successo? Cavernozza! E là c'è del ferro, perfetto. Qua sarà il nostro punto in cui io mi fermerò a girovagare. Tra l'altro, allora, tu pecora, io ti vorrei uccidere solo per il tuo cibo, però mi dai uno di lana. Allora, facciamo che io raccolgo del ferro e mi faccio le forbicine dalla punta arrotondata. O quadrata, dipende da dove siamo in Minecraft. Ovviamente carbone nemmeno a pagarlo.
Guarda, proprio ricco di carbone questo mondo. Ok, fortunatamente l'ho trovato. Allora, io ci scommetto che il tempo che finisco di fare tutta questa cosa, quella pecora è andata in Antartide pur di non farsi uccidere. Ah, tra l'altro, qua il ferro ha cambiato texture. Che, allora, da una parte sono tipo, ok, ci sta che tu scavi la roccia, prendi il ferro e ricavi questo oggetto qua, che sarebbe il ferro grezzo. Ci sta, però, capito, cioè, dopo quasi 10 anni che tu sei abituato a vedere che raccogli proprio l'intero blocco di ferro, questo change, secondo me, è un po' tipo come infilare un ombrello in culo di un uomo e aprirlo subito dopo, no? Cioè, io la percepisco in questa maniera. Doppia fornace, doppia efficace. Vediamo se intanto quella pecora se n'è andata. Ah no, intanto ha procreato, ha trovato marito. Ok, mi sa che possiamo avere un letto finalmente. Io ci tengo a fare le forbici, so che sono un po' uno spreco di materiali, ma io non saprei spiegare, però io ho difficoltà a creare i letti in Minecraft in queste ultime versioni, perché le pecore sembrano avere un'avversità nei miei confronti. Infatti, se notate, io ho tosato una pecora e mi ha dato un cazzo di blocco di lana. Cioè, a sto punto faccio così e io mi ricavo pure del cibo, no? Almeno uniamo l'utile al dilettevole. Vabbè, fortunatamente per questo gameplay è andata bene. Abbiamo del ferro, quindi ci creiamo un bel utensile di ferro. Perfetto. Ok, direi che la prima notte la stiamo affrontando in maniera molto egregia, perché prima c'era un gregio di pecore, quindi per questo molto egregio. E direi di dormire. Non posso dormire... Ah, posso dormire di notte soltanto... Vabbè, che cazzo, cioè... Eccolo! Madonna, ma che la scorta! Comunque, devo crearmi uno scudo. Ma non ho ferro, perché ovviamente quando io ho bisogno di aiuto nel mondo, nessuno mi aiuta. Tra l'altro, notare che stavo per cascare dal letto. Io direi che facciamo la casa, giusto per toglierci dal cazzo questa mansione, e dopodiché pensiamo a fare i minecraftiani, dopodiché anche pensiamo a, che ne so, magari trovare dei minerali, trovare il diamante, che secondo il mio punto di vista il diamante ora è diventato ancora più raro, perché io non lo trovo mai. Questa è una cosa che non mi spiego, un'altra delle cose che non mi spiego. Direi di crearci... Oh, un alveare! Non so a quanto possa servire un alveare, non so proprio un cazzo di questo gioco. Cioè, io... Perché io, se vi ricordate, per chi mi segue, io ho portato una serie sulla 1.4, mi sembra, 1.4-01, che sarebbe la beta di Minecraft del 2010-2011, non mi ricordo. Oh, un'ape! Un'ape o un drone, cioè ha la stessa fattezza di... Però guardate che carina. Di queste ultime versioni di Minecraft io ci gioco, però so poche cose, cioè so come fare pochi incantesimi, so come procedere nel gioco in maniera molto lineare, cioè nel senso batti l'Ender Dragon e hai finito tecnicamente, però ci sono tantissime altre cose che possono servirti a questo fine, no? E io alcune non le so, quindi o le scopriremo insieme... O andrò a cercarmi la wiki. No, sto scherzando, non sono talmente stronzo da fare sta cosa. Anche perché già Minecraft ha una wiki, guardate qua. Cioè, praticamente c'hai tutto servito. Ha la wiki integrale. Cioè, nel senso che è fatta col farro. A proposito di farro, io non ho per niente utensili in ferro, quindi dovrei cercarlo. Ah, e poi c'è quest'altro materiale che non so se si vede, ora ve lo faccio notare. Quest'altro materiale, che è il copper, cioè il rame, mi sembra. E non so l'utilità di sto rame. Prendo pure un po' di selce, così. Selce? Gravel? Come è traducibile gravel in italiano? Questa è una cosa gravel che non so come si traduce. Ok, allora io avrei intenzione di fare la casa in un punto anche gradevole. Quindi scegliamoci il punto in cui fare la casa. Ok. Ok, un'altra delle mie priorità è creare un secchio. Perché... Ho imparato, o sto imparando, tanto farò dei fail in questa serie sicuro come la morte. Sto imparando ad utilizzare il secchio il secchio di acqua in caduta libera. Ti salva il culo in una maniera incommensurabile se fatto bene. Poi chiaramente, se si tratta di me, questa semplice azione sarà anche una delle azioni più genuinamente divertenti che farò in questa serie. Oppure è meglio... Sì, secondo me è meglio che ci creiamo un'ascia di ferro. Prima l'ascia, dai. Prima l'ascia. Ok, dopo aver fatto l'ascia, ho lasciato che il tempo mi
desse la possibilità di ragionare su quello che devo fare, mi sa che la mia priorità è farmi una casa. Allora, là c'è una montagna. Di certo non vado a fare la casa là sopra, perché sarebbe veramente difficile scendere. O la facciamo qua, che abbiamo il deserto, e solo che vorrei farlo magari tipo in un promontorio. Vabbè, dai, prendiamo una decisione, altrimenti ci impieghiamo sette gameplay prima di... La facciamo qua. Allora, io tecnicamente vorrei fare una casetta normale, ok? Quindi piccolina, poi in caso se ce la dobbiamo modificare ce la modificheremo. Però non voglio esagerare con il... con la costruzione, no? Cioè vorrei... per ora fare una casetta un po' grandicella di quelle che normalmente si fanno quando incominci a giocare a Minecraft, però che sia anche modesta. Liberiamo il terreno da ste merde. Sta venendo l'epilessia, me ne rendo conto, io già sto avendo un attacco potente secondo me, anche se non sono epilettico. Ok, terreno spianato, possiamo iniziare. Ok, dai, carina. Ok, finalmente ho fatto una casa modesta, cioè secondo il mio punto di vista è modesta realmente, soltanto che mi sono permesso anche un po' di comfort. Nella costruzione della casa mi sono accorto che è storta, e a me questa cosa mi triggera, perché qua è tipo 4 di... e qua è 3, cioè mi dà fastidio, ma questo... Questa sarà una cosa a cui penseremo magari più avanti, cioè... Praticamente devo semplicemente allargare questo muro di 1, soltanto che rifarmi tutta questa cosa un po' non mi va per niente. Intanto ho messo a cuocere della carne, per trovare la sabbia ho impiegato tantissimo tempo, un sacco di fatica per trovare la sabbia. Come ultima task di questo episodio andiamo un pochettino in miniera, vediamo quello che accade, possiamo concludere anche la prima giornata. Ah, per chi se lo stesse chiedendo, il pavimento non lo sto facendo perché vorrei aspettare di trovare qualche materiale carino da utilizzare anziché la solita cobblestone oppure, che ne so, legno, robe un pochettino antiche, no? Quindi io direi di fare così. Siccome la miniera, diciamo che spesso e volentieri è anche un'altra cosa, una delle cose rare, me la creo io la miniera. Me la creo io, si intende, scavo verso giù e vediamo quello che trovo, perché diciamo che è una delle cose che si possono fare. A parte che sto facendo una cosa che per cui molti mi odieranno, però spaccare la terra con il piccone, però perdonatemi, ero distratto a parlare. Cioè è incredibile che io sto scavando verso giù... Oh,
Ok, stavo per dire che non stavo trovando un cazzo, no, perché sto scavando giù e proprio in questo punto del mondo non c'era un cazzo, a quanto pare c'è dell'oro, che... Ah, pure questo è cambiato, vabbè, comunque. Che posso infilarmelo in culo, dato che non mi serve al momento l'oro, a me mi serve il classico diamante. Ti è presente quei video, quei primi video di Minecraft di gente che trova il diamante e incominciava a sbraitare? Ecco, io voglio essere un pochettino quella persona là. Ma questo materiale è fichissimo. Ok, questo sarà il materiale definitivo con cui farò il pavimento. Lapislazzuli. Guarda, sono anche contento di aver trovato le lapislazzuli perché ora questo materiale ha senso, cioè ora serve a qualcosa. Cos'è sto coso? Ah, questo secondo me è tipo lapislazzuli dentro questo materiale, ma che figo! E questo è carbone dentro la... Che cazzo di pietra è, tra l'altro? Deep slate. Non so quale sia il corrispettivo in italiano. Ok, nonostante stavo perdendo del tempo a raccogliere questa pietra, ho trovato una caverna. Meglio così, questa cosa ci piace. Ora io vorrei trovare il mio famosissimo e carissimo e rarissimo e super mega stronzissimo diamante. E sento uno scheletro, io non ho uno scudo. Niente, proprio zero e porto zero di diamante, non esiste in questo mondo. Vabbè, sapete che cosa vi dico? Io continuo a scavare fino a quando non arrivo alla bedrock. Gesù bambino, quanto mi sono cagato sotto. Oddio, ma questa pietra è comunque ovunque, cioè è pure difficile da scavare. Dai, io non mi arrendo, prima o poi lo troveremo questo cazzo di diamante. Cioè, almeno voglio concludere l'episodio. Con noi che troviamo del diamante, festeggiamo, stappiamo una bottiglia di spumante fatta di diamante. E poi fine, cioè poi continuiamo nel prossimo episodio, continueremo a fare le nostre mansioni Minecraftesche, no? Cava! Scheletro! Ok, ci scommetto tutto quello che ho, ovvero niente, che... Non troverò nemmeno un blocco di diamante, ma proprio questo è certo. Cioè, che cazzo, regà? Ma è veramente raro questo diamante. Un'altra cava. Oh, vabbè, gli do anche il beneficio del dubbio. È da un'ora che registro, regà. Un'ora. Ancora non ho trovato un cazzo. No, non ci credo. Questa è la cava di poco fa. Ma come cazzo ho fatto a fare il giro? No, vabbè, non ci credo. Non riesco a trovare il diamante, ma riesco a trovare le miniere abbandonate. Ok. Perfetto, allora vediamo di trovare qualche cassa. Cristina d'Avena, che cos'era quella cosa? Quello scheletro mi ha cecchinato da là sotto. Ok. Ottima merda, perfetto. Ma nemmeno qua c'è qualcosa che potrei utilizzare giusto per sopravvivere, cioè non c'è proprio niente. Ok, là c'è uno spawner di ragni, io sto cercando di... distruggerlo. Ok, perfetto. Ci sono questi due bellissimi e simpatici ragnetti del di lololo, vabbè. Tua madre. E mi sembra di aver adocchiato una cassa. Se non erro, a meno che non ho le visioni. Sì, mi sa che ho le visioni. Ma seriamente? Cioè, con tutto questo sistema di caverne complicatissimo non riesco a trovare un fottuto blocco di diamante. Credo sia anche abbastanza vergognoso. Non c'è un cazzo! No, io non stacco l'episodio fin quando non trovo almeno un blocco di diamante. Cioè, non è possibile. Che poi ci sono questi blocchi qua che sembrano... Perché hanno lo stesso colore del diamante. Sembra che... Cioè, ti illude il gioco. Proprio ti prende per il culo. Ecco perché non ho mai fatto una serie di Minecraft fino ad ora. Che cazzo è sta cosa? Raga, che cos'è sto coso? Tipo stalattiti, stalagmiti... Cioè, aggiungono ste fregnacce e non aggiungono il diamante che si trova facilmente. Buonasera a lei. Cioè, guardate che cosa trovo, a parte il creeper. Trovo formazioni di caverne incredibili. Cioè, secondo me trovo pure la base dell'end là. Cioè, porca troia. E tra l'altro perché sento della... Tipo uno thunderstorm? C'è tipo una tempesta e la sento! Facciamo così. Mi creo l'ennesima cesta, cioè cesta, crafting table, e mi faccio un'armatura per sicurezza, perché non voglio perdere assolutissimamente i miei progressi.
e mi cuocio un po' di ferro. Io non mi arrendo, regà. Cioè, voglio perseverare fino a quando non troverò qualcosa di interessante. Perché, ok, va bene, ho fatto progressi, ho trovato un sacco di cose, però il mio obiettivo... Facciamo finta che stiamo giocando al Minecraft del 2011. Il mio obiettivo è trovare il diamante, che è poi lo scopo finale del gioco. Giusto per concludere questo episodio in bellezza, perché ci siamo aggiornati, no? Guarda che panico che c'è. Controllo che cosa c'è là sotto. La fregna delle vostre madri. Guarda quanti ce ne sono! Ok, sono incazzati fra di loro, dai. Fuca. Madonna. Non muori. Guarda! Pure un creeper c'è. No, non morirò qua. Non morirò qua. Fottiti. Manco a pagarlo. Ci trovo questo. Cioè, piuttosto ci trovo del... Che ne so, semi di cocaina qua. Che cazzo sono? Ah, semi di zucca. Vabbè, almeno abbiamo trovato del cibo sottoterra, dai. Che devo fare? Devo solo accettare la sconfitta. Tra l'altro sarà anche un'ulteriore sconfitta perché tornando sopra io non troverò la casa. Perché mi sono allontanato un fottio. Però... E tra l'altro sta pure... Cioè, qua, che merda. Il finale di questo episodio è veramente una merda. Cioè, tra l'altro c'è pure una tempesta. Allora, facciamo così. Questo è l'ultima... L'ultimo sistema cavernoso che io controllo. Dopodiché... Grazie, arrivederci. È stato divertente. No, per niente. Però comunque grazie, arrivederci. Almeno un blocco. Non è che tipo ho messo un'opzione per sbaglio che tipo disattiva. Oh sì, cazzo. Ah, tra l'altro ho trovato un blocco raro. Cioè, wow. Cazzo, sì, finalmente. Non ci posso credere. Voglio immortalare questo momento tipo con una cinematica figa, porca troia. Alleluia, finalmente, raccogliamolo e ce ne andiamo fuori dai coglioni. Però prima voglio assicurarmi che non mi cade nella lava, altrimenti mi metto a piangere. E uno, e due, e tre, guarda quanto ce n'è. E quattro, cinque, sei, sette diamanti, wow. Cosa ce n'è dell'altro per sicurezza? Oh, finisco di esplorare sta caverna, esco e vedo di trovare casa, perché, cioè, che cazzo, finalmente ho compiuto il mio obiettivo. Non credevo fosse possibile dopo un'ora e 26 di registrazione, però ripensandoci magari può essere anche una cosa divertente. Un'altra rovina. Madonna. Ma che cazzo è sto coso? Mi sono... Madonna santissima, che cos'è? Sembra tipo un misto fra Pikachu e uno di quei... i Silverfish. Vabbè, ho trovato un'altra rovina. Giusto per rettificare, la mia vita è già abbastanza rovinata. E là c'è una strega. Mamma mia, speriamo che quella non si kamikazza pure, altrimenti sono kamikazzi amari. Vabbè, quindi è definitivo, non c'è più un cazzo. Ho trovato i miei sette diamanti che custodisco gelosamente. Direi di risalire con questa cascata gentilmente offerta dal mondo. Grande! Ok, dove siamo? Mamma mia, è pure notte. È pure notte, raga, è pure notte. Io ho paura di perdere tutto quello che ho raccolto. Che ansia. Allora, so che siamo nel... Sì, quella è la mia... Quella lì è la mia casa. E questo qui è un creeper che mi stava per uccidere. Comunque, mi devo tenere bene in considerazione il... Cazzo che ti frega! Che cosa sei tu? Non ho cibo... Raga, basta, non mi posso tenere in considerazione niente. C'è una caverna che ho appena scavato all'inizio delle... Scusate, io direi che è arrivato il momento di dormire, di sconfiggere sto ra... No, questo mi ammazza. Arrivederci, grazie. Raga, non ci posso credere, ho fatto... Forse è stata una delle avventure più ardue che abbia mai fatto in Minecraft. Porca miseria, guarda come questo scheletro mi sta riparando nella mia casa. Tra l'altro ho trovato una mela d'oro in quella casa, quindi non era del tutto inutile. Bruciate, cazzo. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa prima parte di Minecraft. Spero vi sia piaciuta, io sono molto sfigato nel mio, come dire, nel mio gameplay. Spero comunque vi abbia fatto un pochettino ridere, vi abbia intrattenuto. Ci vediamo nella prossima parte dove faremo qualche cosa, magari andremo anche nel Nether. E poi si vedrà, magari modifichiamo anche la casa. Anzi, concludiamo questo episodio col nuovo pavimento. Perfetto.
Questo secondo me è anche un degno finale. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.